Pronto? Claudio, sono Alberto da Treviso. Ciao Alberto. Ti sicuramente non tu sei un riccione, ma riccione è il testore di Comunione e Liberazione. Cristiano, devo imparare un po' la sua storia. Ecco, bon, ti saluto, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Vabbè, grazie alla telefonata. Beh, mi non voglio fare la gara dei riccioni perché non me ne frega assolutamente niente. Per cui dico, Dante appartiene alla sua epoca, è un grandissimo poeta e questo nulla glielo toglie, come nessuno toglie a Michelangelo di essere uno dei più grandi artisti del suo tempo. Poi lui diceva che lavorare per il Papa era il suo grande privilegio, però cosa ci puoi fare? In ogni caso resta un artista. Pronto? Sì? Claudio? Sì? Ecco, questo signore qua che le diciamo continuamente, che le sempre cavolà così, no? Ti sento basso. Aspetta che mi sposto. Queste qua che le continua a chiamarte, che ne è già d'accordo con te. Basta che ti sposta un attimo su Radio Maria, che già prima della corona, e allora lì sei contento, se fai il pipe che vuoi, Va bene. forse vuoi che venga a rompere il cable lì. Beh, forse le piace. Ciao, ragazzi, ciao. Questa telefonata si sentiva malissimo, mi scuso per la qualità. Pronto? Sì, pronto, sono ancora io, Dimmi, la Fulvia. Fulvia. Niente, ti ho telefonato così per confermarti quello che avevi detto prima sul discorso della determinazione. Sì. Sono d'accordo con quello che hai detto, anche perché a questo punto a me viene da dire proprio così chiaramente che tutti siamo miracolosi. Siamo tutti miracolosi da questo punto di vista, Esatto, sicuramente. e quindi una volta determinati apriamo un canale di recezione, quindi si può avere lo scambio tra l'io, diciamo, quello che siamo noi e quello che è l'esterno. Certo. Va bene, È vero, Fulvia. Così d'accordo, funziona. Questo così funziona, ma avevo capita è il abbastanza. crogiolo che si fonde. Bene, mi fa piacere che la pensi così. Va bene, ciao. Ciao, Fulvia, ciao. Pronto? Claudio, scusa Ciao, se dimmi intervengo già. ancora perché anche la Dimmi, dimmi. tesorina mi ha chiamato in causa. Purtroppo la mia cultura è limitata, non è che possa eccellere in certi discorsi che riguardano i geni sia della pittura, perché vedi, hai tirato in campo veramente il mio cosiddetto dio, che sarebbe il Michelangelo nel campo delle arti figurative, nel campo della pittura. Devo dirti purtroppo che da notizie ufficiose o ufficiali, come le vuoi chiamare, non so come siano, se siano vere o false, mi risulta che Michelangelo, come tutti i geni in genere, sono indipendenti e non dipendono dalle cosiddette autorità ecclesiastiche o politiche. Per cui lui ha fatto quello che si sentiva di fare, anche se lautamente pagato, indipendentemente da No, guarda questo. che addirittura rifiutava certe paghe dal Papa, Ma eh? poi il caro Franco, guarda che ha una cassetta molto interessante per quanto riguarda un monologo fatto di fronte alla statua del Mosè, famosissima, incazzatissimo il Michelangelo dopo averla compiuta, ha tirato giù di belle di Sì, fronte a quella Mosè, statua proprio sì. per le aberranti diciamo catastrofi che ha commesso quel furfante lì, chiamiamolo pure così, il buon Mosè, quel furfante, ne aveva combinati tutti i colori, sappiamo bene che stinco di santo era. Per cui il Michelangelo si è scagliato, almeno così si dice, contro questo e di conseguenza contro tutto quel cristianesimo, quella specie di furfanteria, insomma, che viaggia intorno a questa cosiddetta religione così santa, così pura. Ecco, per quanto riguarda poi in genere, tu hai parlato del Dante, il Dante era un grandissimo, per me un sommo anche quello, solamente che purtroppo non siamo tutti uguali e lui, poverino, aveva i suoi timori, io non l'ho conosciuto personalmente, però senz'altro non siamo uguali. Il Michelangelo
era così, l'altro era colà, sì, sì, indipendentemente dal... appartiene alla sua epoca. Certo, e poi dai geni, certo. Il genio non va discusso, perché l'uno nel campo della letteratura, l'altro nel campo della pittura, erano geni mostri, entrambi, e naturalmente avevano un modo loro di vita, certo che non erano dei venduti come noi a questi tempi. Ciao, ti ciao, saluto. Ciao, ciao, ciao. Vorrei ricordare che di tutte le statue che esistevano a Roma, specialmente statue equestri, l'unica che è rimasta è il Marco Aurelio. Ed è rimasta il Marco Aurelio solo grazie al fatto che i cristiani, nella loro ignoranza, l'hanno scambiata per Costantino. Solo per quel motivo quella statua è rimasta in piedi. Le altre sono state tutte distrutte. Pronto? Sì, ciao Claudio, sono Marco. Ciao Marco. Senti, mi faresti un piacere, se è possibile. Quando ti telefono ancora quella signora che ti offende, no? Chiedili gentilmente se può dirti se gli piacevano tanto le trasmissioni che faceva Giuseppe alla domenica dalle 5 no, alle 6. Piacere, no, no, dai, dai. Marco, lascia perdere. No, fammi un piacere, chiedili se quelle trasmissioni le piacevano molto. Marco, fa piacere, dai. Dai, fa un piacere, sono curioso come... Beh, come... Mi hai già chiesto tu. Chiedili se le piacevano quelle... Se no, se mi ha sentito adesso, signora... Faccia una telefonata, però non offenda Claudio, offenda me piuttosto. No. Mi dica se le piacevano quelle trasmissioni. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Sì? Sono per via Bignasego. Dimmi. Dunque, ti si fiol denaroi a te e anche a Marco. Va bene, ciao. Fiol denaroi. Va bene, abbiamo preso la nostra parte di insulti anche oggi, è bellissimo, no? Vabbè, andiamo avanti, va. Il vescovo scoprire gli influssi negativi dal Gazzettino del 18 marzo 1998. Pronto? Vado, io volevo dire che è inutile, secondo me, insultare le persone, diciamo, che stanno facendo il loro dovere. E infatti io ho appena sentito, la prima volta che sento questa trasmissione, però se io fossi in voi, cioè, mi offenderei anche, perché non conoscono le persone personalmente, per cui inutile che insultino se non sanno e non sono infallibili neanche loro. Ecco, io questo volevo dire. Grazie Alessia. Ciao. Ciao, ciao. Grazie anche a te. Il problema è questo, è che non è una questione che siamo o non siamo infallibili, è che certe persone vengono scosse al punto tale da sentirsi offese da un pensiero diverso. E questo è avvenuto in tutto il corso della storia. Purtroppo noi non ci possiamo illudere di essere accettati per quello che siamo, perché le altre persone hanno bisogno di credere in qualcosa e che qualcosa non sia messo in discussione, perché il loro credo è vuoto. Pronto? Claudio? Sì? Sono Maria. Ciao Maria. Niente, volevo dirti che ho 70 anni e come hai visto un ignorante come te. Grazie. Hai visto? Hai visto Alessia? Ce n'è un'altra. Il problema è questo, no? Che hanno paura di essere messi in discussione perché ormai aspettano soltanto di morire, cioè loro hanno l'attesa che arrivi Dio a trasformare la loro morte in qualcosa di diverso, ma invece hanno fallito durante la vita, cioè durante tutta la loro vita loro hanno fallito, hanno buttato via l'occasione della loro vita, hanno buttato via l'occasione di sfruttare le loro determinazioni, di usare la loro volontà, di prendersi la responsabilità della propria vita nelle proprie mani, di chiamare le cose col loro nome. Buttando via questa possibilità, hanno buttato via se stessi e adesso odiano qualsiasi persona gli viene a dire che loro avrebbero potuto vivere in maniera diversa. Questo le offende il fatto di aver fallito la propria esistenza. Pronto? Pronto, buongiorno, ciao, sono Giovanna. Oh, ciao Giovanna. Senti un po'. Io sono distante, non ti sento, parlo comunque. Intanto volevo puntualizzare una cosa, due cose se permetti. Primo, Michelangelo non è il genio della pittura ma della scultura, perché le pitture di Michelangelo non sono altro che sculture fatte col pennello. Ma guarda che la Cappella Sistina è sua, eh? Sì, lo so, figura, a me li viene a dire queste cose. Vabbè, vabbè. Sei fuori strada completamente. Vabbè, d'accordo. Vai. Comunque non è il genio della pittura, è un genio comunque, ma non della pittura, ma bensì
della scultura, perché lui disegnava e scolpiva, cioè le pitture che lui ha fatto erano sculture, perciò il suo stile è lo scultore, lui è il massimo genio della scultura, questo ci tengo a precisare, primo. Secondo, il crogiolo. Tu continui a nominare questa parola, il crogiolo, io metto nel mio crogiolo, soprattutto dici fondo il mio crogiolo. Se tu sai, tu sai che cos'è un crogiolo? Sì. Che cos'è? Io sono un crogiolo. No. Se vuoi quello della fonderia. Un crogiolo, che cos'è un crogiolo? Il crogiolo, che cos'è? L'oggetto crogiolo. In fonderia è un pentolone dove si fondono tutti i metalli. Che pentolone? Possono essere crogioli che sono piccolissimi, non hai mai visto fondere l'oro, non so, o qualche altro metallo prezioso. Sai, io sono un metalmeccanico, per cui io non ho mai visto metalli preziosi, sempre ferro, acciaio. Perciò se tu metti qualcosa in un crogiolo, ipoteticamente, e lo fondi il crogiolo, perdi tutto quello che hai messo dentro. Perciò se tu metti qualcosa nel tuo crogiolo e lo fondi con il crogiolo, fondi il tuo crogiolo, perdi tutto quello che hai dentro, messo dentro. Sono io ti dica. Capito? Va bene. Perciò non è giusto dire fondo il mio crogiolo, ma fondo tutto ciò che metto nel mio crogiolo. Altrimenti tu stai sbagliando completamente. Va perché bene. Stai dicendo una corbelleria. Va bene, Giovanna. Ok? D'accordo. Ciao, grazie. Allora, posso dare alla Giovanna ragione su entrambi le cose, meno su una. Cioè, nel senso che per me Michelangelo resta comunque un genio della pittura. Dopodiché, lei precisa che in fondo è un grande scultore, per cui dipingeva come scolpiva, cioè, tutte particolarità, vabbè. Te ne do atto, non c'è problema. Per quanto riguarda poi il linguaggio della fusione, il linguaggio della fusione può essere anche non preciso, però penso che tutti quelli che mi hanno ascoltato hanno capito dove vado a parare. Pronto? Sì, ciao. Dimmi. Senti, volevo chiederti una cosa, no? I santi, no? Quelli che comune, sì, che nella Chiesa cristiana vengono chiamati santi, no? Nel tuo modo di vedere... Santi, diciamo così, dopo santi, quelli chiamati santi così perché sono venuti alla ribalta, diciamo dopo santi in quel specifico di vita, magari ci possono essere anche tanti altri, dopo anche là bisognerebbe perdere tempo per spiegare cosa vuol dire santo, comunque vabbè. Ma nel tuo pensiero, nel tuo modo di vedere, che gente, come li classifichi? Cioè voglio dire... come posso dirti, l'essere santo, cioè l'avere vissuto una vita, al di là di aver vissuto una vita, diciamo, in rapporto o per esaltare quello che loro, perché qua andiamo in cerca di quello che loro da piccoli che sono stato inculcato nella testa e i segai medesimai in un certo modo di pensare, di fare, di agire, di vedere, tutte queste cose qua. Però, voglio dire, loro nel tuo modo di vedere, cosa hanno fatto qualcosa che andava contro quello che era il tuo pensiero, oppure hanno fatto qualcosa che li ha così esaltati umanamente, portati in alto o non lo so dove chi abbia portati, ma nel tuo modo di vedere, come che persone lo vedi? Non puoi rispondermi che sono delle persone che hanno fatto gli interessi della Chiesa, perché questo d'accordo che la Chiesa li adopera, perché qualsiasi persona che quando una persona sbaglia o è un emerito delinquente, allora quello non ha niente a che fare, anche se è dentro la Chiesa non ha niente a che fare. Quando invece è una persona che esalta le qualità della Chiesa, quello si tira dentro perché logicamente che fa comodo portarlo avanti. Ma a me non mi interessa questo, mi interessa la persona in se stessa, il tuo pensiero su questo. Sì. Te lo dico per radio o per telefono? No, dico per radio. Beh. Ok, ciao. Ciao. Devo rispondere a questa persona, un'ultima telefonata poi rispondo. Pronto? Sì, scusa Giampaolo, volevo solo puntualizzare una cosa. Dimmi. Che Michelangelo sia scultore e la Palissiano lo sa anche la pecora che stava pascolando fuori nel prato. Io ho puntualizzato una sola cosa, è il mio Dio per la pittura, semplicemente perché a me, per me ci sono dentro, mi spiego?
non è che oggettivamente sia il sommo per la pittura, ma per me è il dio della pittura. Senti, spiego adesso, mi sono spiegato o devo dirlo meglio? Perché ribaltare una critica ufficiale siamo capaci tutti, ma prendere in mano un attrezzo è un'altra cosa. È così non solo nelle arti, ma anche in quello che stai dicendo tu. Sì. Prendo l'idea? Sì, no, ho capito. Ma io voglio essere padrone di me stesso di dire la cazzata che voglio. Va bene. E se è il caso me la rimangio anche. Va bene. Però prendo in mano uno scalpello, un martello, un pennello, una spatola o anche un badile. Forse mi si confà di più, però sono mio, di me stesso. Mi sono spiegato? Sì, d'accordo. Grazie. Ciao. Allora, per quanto riguarda l'amica Giovanna, io con l'amica Giovanna ho sempre un conto in sospeso, però sono disposto a ad assolverla su tutto, anche su tutto quello che secondo me mi rinfaccia delle cose secondarie abbastanza così puerili. Però si è talmente incazzata con una persona che ha sparato cazzate, ma si è incazzata talmente forte che sono disposto a perdonargli qualunque cosa. Per quanto riguarda la risposta che aspettava il radioascoltatore prima, adesso un attimo rispondo, poi prenderò su forse l'ultima telefonata, o la penultima. Quello che volevo dire al radioascoltatore a proposito dei santi è questo. C'è un termine che si usa comunemente per dare del cane a qualcuno in tono di disprezzo. Perché si dà del cane a qualcuno in tono di disprezzo? Perché il cane è disposto a sbranare qualunque persona tenta di assalire il padrone, però se il padrone lo prende a calci si mette a guaire. Cioè questo tipo di atteggiamento, che è l'atteggiamento del cane, è l'atteggiamento che hanno assunto la maggior parte dei santi, sia che si identificassero come padroni, tipo Stefano che tagliava le teste, tipo Sant'Antonio Abate, poi magari qualcuno mi dirà no, non sei qui, sei stato Antonio che cancellava le croci Tau in Egitto per far vedere che la croce non era... Cioè, sia che abbiano fatto azioni estremamente malvagie, sia apparentemente buone, tipo quelle che verrà fatta santa da Teresa di Calcutta perché lei nascondeva la gente che moriva. Cioè, qualunque cosa abbiamo fatto sempre con la tensione del cane, cioè sempre servili a qualcuno. Non hanno mai fatto per se stessi, non hanno mai aiutato il sistema sociale sviluppando se stessi, ma sempre al servizio di... Pronto? Buongiorno, signor Claudio. Buongiorno. Sono Beppi. Dimmi tutto. Gardignasico. Io voglio tirare le orecchie a quella che ti ha offeso. No, non mi interessa. No, aspetta, perché... Da cristiana, e non dico cattolica, ha detto Gesù Cristo di non offendere, di pregare per quelli che ti percuotono, eccetera, eccetera. E quindi, se tu vieni qui a scuotere le persone che hanno poca fede, quindi possono arricchirsi di arricchirsi con il Vangelo. E quelli che vogliono parlare come te, eccetera, sono liberi di farlo. Gesù Cristo in croce è morto e risuscitato poi, per mezzo, per i cristiani, per i credenti, per tutti, tranne quelli che non vogliono accettarlo. E quindi tu sei libero di fare tu quello che tu vuoi. Cioè? Resta il fatto, è questo, che la libertà tua è sacrosanta, perché il Signore ha dato, il Creatore, secondo il mio pensiero, secondo la Bibbia, la libertà a ognuno, in questo assomigliamo a Dio, vabbè. Nella libertà, non nella dittatura di mettere in ginocchio le persone, perché tu puoi saltare, gioire e cantare e lodare Dio, non schiavizzarlo, come tu dici. Vabbè. Ecco, questo è in certo momento, non occorre venire a darti epiteti e offenderti a te, no, perché certe persone, e allora dico a quella signora là, che preghi per te, perché Gesù Cristo ha detto. Come che a te ti brucia queste cose qua? Perché tu sei arrivato in questo sistema qui, con le sedute spiritiche è ingannatore, ti ha ingannato. Questa è la verità. Il mio passato in 2000 anni, il stregone è venuto con delle sedute spiritiche. In 2000 anni non tu puoi buttare giù quello che è la realtà. In certo momento, in 2000 anni, ne sono passati tanti come te. No. Tu sei giù. Va bene, allora documentati e vedrai
Grazie intanto per la telefonata. Ciao, ciao, sì. Grazie. E auguri. Grazie. Pronto? Questa persona è tanto ignorante. Adesso basta però, con queste robe. Pronto? Claudio, ciao. Ciao. Sono Gabriella. Ciao, Gabriella. Ascolta, Claudio. Dimmi. Mi no, sono ignorante anche a me. Ma va. Vorrei che tu mi spiegassi una roba e che ti spiegassi anche l'opinione che ti ascolta. E ora no, che differenza che c'è, no, fra teologia e praticamente portata a senso del dogma, fra scienza portata a consistenza... È un discorso su Dio, teologia. Teologia significa discorso su Dio. Sì, e sua filosofia libera e pura. Ok. Ti saluto. Ciao. Ciao. L'argomento è un po' troppo generico per essere precisa. Teologia è discorso su Dio, in pratica. Logos è discorso e Teos è Dio, cioè il discorso su Dio è teologia. Per quanto poi riguarda un discorso puro, non esiste un discorso puro, esiste solo se stessi, i propri bisogni, le proprie determinazioni, la propria voglia di vivere, la propria voglia di esistere senza legami. Questa è l'unica cosa che esiste. Pronto? Pronto, ciao, sono Susanna. Ciao Susanna. Ciao, volevo salutarti e volevo fare anch'io dire la mia. Dimmi. Volevo dire che secondo me ha molta importanza anche il modo con cui come ci si esprime e anche, prendiamo ad esempio, fondo il mio crogiolo, ha una pregnanza diversa dall'affermare fondo il contenuto del mio crogiolo. Sì. Anche perché appunto è una forma poetica. Sì, ma comunque è uscito così dalla penna e così lo lascio in ogni caso. No, lascialo così perché ha una pregnanza incredibile. Comunque grazie Susanna, ma dopo ti dirò una cosa eventualmente. Sì, no, ma guarda che bello, no, cioè, lo dico proprio così, fondo il mio crogiolo, a uno poi quando lo impara lo assimila, magari lo dice anche così magari quando non c'entra niente, ma magari... Hai capito quello che volevo dire? Sì, ho capito. Vabbè. In effetti hai afferrato una cosa essenziale in ogni caso. Sì, ecco. Va bene, ciao. Grazie, ciao. Ultimissima telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Ascolta, volevo dire, tutti questi libri da Bibbia, chi li ha scritti? Chi li ha scritti? Due persone? Delle persone? Ma hanno scritto la verità? Ma non esiste una verità. Appunto, no? Il Vangelo, chi l'ha scritto? Delle persone? Hanno scritto la verità? Non esiste la verità? Non esiste, può anche esistere. Esistono delle cose reali, delle cose conoscibili. No, secondo la loro veduta, sì? Non è detto che possa essere vero così... Secondo il loro parere hanno scritto. O secondo i loro desideri? Sì, di mettere la gente a contatto, che creda, che sia buona, che sottomessa, ma non è detto che sia la verità. La verità, più che la verità, la libertà la troviamo dentro di noi e basta. Voglio dire che... È tutto è un modo di pensare, dopo o chi ci crede o non ci crede, tutto qua, non è altro secondo me. Sì, si può leggere benissimo così. Si può leggere benissimo come dici tu. E questo, io non voglio far critiche, per carità, ognuno la pensa come vuole, però non è detto che quello che sia scritto sia veramente la verità. È la verità di chi ha scritto, di chi l'ha pensata, o l'ha pensata apposta, o l'ha pensata in maniera... chi lo sa? Sono cose di tanti anni fa, chi va a trovare la giusta via? Beh, si può sapere la giusta via, Si può sapere relativamente per questo, però c'è sempre un senso, diciamo, ecco. Cioè, c'è sempre una direttiva, ecco, perché per esempio sono quelli alti e cercano di dirigere la povera gente e quelli che magari sono in grado di dirigere, ecco, o no? Sono d'accordo con te. Ciao. Ciao. Bene, non prendo più telefonate e concludo il discorso. Allora, intanto devo dire una cosa,
Susanna, hai compreso una cosa importante: il crogiolo è la persona e ciò che si fonde è la persona. Gli elementi che si mettono nel crogiolo servono per fondere la persona, per trasformare la persona. Per cui che dopo non sia letteralmente vero, riportato alla metallurgia, riportato ad altre cose, questo è vero. Cioè, in effetti, dal punto di vista letterale, ha ragione probabilmente la Giovanna. Il problema è questo, è che quando io scrivo queste cose, le scrivo in alterazione di percezione, per cui neanche io so esattamente cosa sto scrivendo. Dopo me le rileggo, me le ripasso, me le ristudio. Per cui andate tranquilli che quello che scrivo io è sicuramente, può essere tranquillamente sbagliato. Intanto vi ricordo che io non ho una cultura sufficientemente elaborata. Però è abbastanza preciso, cioè il senso, Susanna lo hai capito, secondo me il senso esatto lo ha capito qualunque persona che sia riuscita a seguire un attimo le trasmissioni, cioè a seguirle sistematicamente, anche se sono convinto che a Giovanna non se ne sia persa neanche una. E comunque a Giovanna gli perdono un sacco di cose dall'ultima volta. Bene, richiudo la trasmissione qui e niente, vi leggo due notizie stampa. Il Vescovo scoprire gli influssi negativi, si chiede il Vescovo. Come mai queste ragazze hanno ammazzato, sapete quella storia lì che è successa in Puglia dove due ragazze compagne di classe hanno ammazzato l'altra, dove si parla di relazioni, hanno tentato di mettere in scena il suicidio eccetera. Si chiede il Vescovo, è sconcertante che accada in un piccolo comune dove la famiglia ha ancora un valore sano e l'educazione religiosa è ancora diffusa. Bene, la radice di questi fatti sta proprio nell'educazione religiosa, cristiana naturalmente, sta proprio nella costruzione della famiglia in quel modo. Per cui la radice di questi fatti sta proprio in questo. Chiaramente, nonostante l'educazione religiosa sia in tanti posti e fatta su tante persone, non tutte le persone rispondono in quel modo. Però rispondere in quel modo è dato dal fatto che c'è questa educazione religiosa a cui alcune persone si sottraggono, percepiscono degli aspetti, reagiscono in aspetti diversi. Per cui è proprio l'educazione religiosa. Siamo agli ebrei, il pentimento della Chiesa, è inaccettabile il silenzio di Pacelli sul Gazzettino del 17 marzo, ormai sapete che di sta storia qua della SOA se ne parla continuamente. Io finito qui la trasmissione, ne parleremo la prossima volta. Ricordo che la trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo e vi do appuntamento per le ore 19, dalle ore 19 alle 20, dove riprenderò la trasmissione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno telefonato e naturalmente ringrazio di più quelli che hanno telefonato per simpatia che non quelli che hanno insultato. Però insomma, tutto sommato, anche quelli che mi hanno insultato hanno ravvivato un po' la trasmissione. La risposta che ho dato all'amico è incompleta sui santi, comunque il problema è questo, quelli che vengono chiamati santi sono quelli che hanno aiutato la Chiesa cattolica, Chiesa cristiana a mettere in ginocchio le persone, a stuprare le persone, da qualsiasi punto hanno fatto, cioè sia come incubi che come succubi, sia come torturatori che come torturati. Il fatto di essere torturato e non chiedere giustizia hanno aiutato la Chiesa cattolica, il fatto di torturare hanno aiutato la Chiesa cattolica mettendo in ginocchio le persone. Per cui i santi sono sempre delle persone disprezzabili, sempre e comunque, proprio perché sono santi, proprio perché hanno scelto di aiutare la Chiesa Cattolica. Bene, qui finisco la trasmissione, ci sentiamo dalle ore 19 alle ore 20 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeone.